tutti voi telespettatori del TG 2000, ben trovati. Dedicarsi alla protezione della dignità dei minori con tenerezza, ma anche con grande determinazione, contrastando quella cultura dello scarto presente anche nella rete e che oggi colpisce e umilia soprattutto i più deboli. Così il Papa, chiudendo questa mattina un convegno in Vaticano sulla pedofilia online. Cristiana Caricato. Nella sala Clementina del Palazzo Apostolico il Papa incontra i partecipanti al convegno della Gregoriana sulla pedofilia nel mondo digitale. A nome dei minori parla Maureen, 16 anni, che viene da un paese, l'Irlanda, dove la Chiesa è stata travolta dallo scandalo per gli abusi sessuali commessi da religiosi e sacerdoti su bambini. È lei che sintetizza quella che passerà alla storia come la Dichiarazione di Roma, un documento per sensibilizzare sulla gravità e l'estensione dell'abuso in rete dei bambini. Un fenomeno che, spiegherà Francesco, mette a rischio gli 800 milioni di minori che navigano in internet. Dobbiamo avere gli occhi aperti e non nasconderci una verità che è spiacevole e non vorremmo vedere. Del resto, non abbiamo forse capito abbastanza in questi anni che nascondere la realtà degli abusi sessuali è un errore gravissimo e fonte di tanti mali? In rete, spiega il Papa con realismo, dilagano fenomeni gravissimi. Sexting, sextortion, darknet, spiega con competenza il pontefice, raccontando il bullismo e l'adescamento di cui sono vittime i più piccoli, prede facili per le regioni oscure della rete. Non dobbiamo lasciarci dominare dalla paura, che è sempre cattiva consigliera. Così Francesco invita a non sottovalutare i danni che vengono dall'accesso a strumenti sempre più agili e incontrollabili, abbandonando anche le visioni ideologiche sulla libertà della rete. Poi l'accenno alle responsabilità della Chiesa di fronte a Dio e alle vittime per gli abusi commessi da alcuni suoi membri, ma anche l'impegno a lavorare sempre con maggiore determinazione per il bene dei minori. Lavoriamo dunque insieme per avere sempre il diritto, il coraggio e la gioia di guardare negli occhi i bambini del mondo. Il Nobel per la pace è assegnato quest'anno ad ICAN, la campagna internazionale per il disarmo nucleare. Un premio che arriva in un momento di alta tensione tra Stati Uniti e Corea del Nord per le sue minacce. Ma non solo, sono numerosi gli stati che dispongono di testate atomiche pronte ad essere lanciate. Vediamo la mappa con Barbara Masulli. Hanno tragicamente segnato la storia e ancora oggi fanno paura. Le armi nucleari minacciano la stabilità internazionale, oltre ad avere un altissimo costo di mantenimento. Secondo l'ONU ce ne sono almeno 15.000 nel mondo. L'Associazione per il controllo delle armi statunitensi però sostiene che quelle veramente utilizzabili siano molte meno. Mentre quelle pronte per essere lanciate nel giro di pochi minuti sarebbero 1.800 distribuite fra America e Russia. I paesi che nella cartina sono segnati in rosso possiedono armi nucleari. Come vedete ci sono Stati Uniti, Russia, Regno Unito, Francia e Cina, ossia i paesi che hanno firmato il trattato di non proliferazione nucleare. A loro si aggiungono gli stati non aderenti al cosiddetto TNP, che sono India, Pakistan, Corea del Nord e Israele, anche se quest'ultimo non ha mai confermato di possedere un arsenale nucleare. Poi ci sono le nazioni colorate di arancione, vedete l'Italia, la Germania, il Belgio, i Paesi Bassi e la Turchia. Loro non sono dotate di proprie armi nucleari, ma ospitano quelle americane. Ad esempio, nel nostro paese ce ne sono 70 fra la base militare di Aviano e quella di Ghedi. Infine ci sono i Paesi Gialli, che sono semplicemente parte di un'alleanza militare che ha a disposizione l'atomica, vedi Spagna, Giappone, Australia o Canada. Un tema, quello del nucleare, è tornato sotto i riflettori negli ultimi mesi in seguito all'aumento delle tensioni sull'asse Washington-Pyongyang e dopo l'ultima decisione di Donald Trump di stracciare l'accordo firmato dall'amministrazione Obama con l'Iran che garantiva a Teheran la revoca delle sanzioni in cambio di una significativa riduzione del suo programma nucleare. L'obiettivo dell'inquilino della Casa Bianca sarebbe quello di rinegoziare il patto in scadenza il 15 ottobre perché l'Iran avrebbe violato, secondo Trump, lo spirito dell'intesa.
E noi andiamo in Spagna adesso, dove continua il braccio di ferro tra Madrid e Barcellona sull'indipendenza della Catalogna, a colpi di divieti e sentenze, con conseguenze anche economiche. Alcune banche catalane stanno infatti valutando di cambiare sede e lasciare la regione per non rimanere isolate e perdere la copertura finanziaria della Banca Centrale Europea. L'analisi di Alberto Negri del Sole 24 Ore al microfono di Antonio Soviero. Le due banche principali della Catalogna, cioè la CaixaBank, che peraltro è la terza banca della Spagna, e il Banco Sabadell, stanno decidendo di andarsene via dalla Catalogna. Il Banco Sabadell probabilmente porterà la sua sede ad Alicante, la Caixa lo porterà nelle Baleari. Insomma, nessuna delle grandi banche spagnole che lavorano in Catalogna vogliono restare più lì, perché la Catalogna non sarà più nell'Unione Europea se diventerà indipendente. Questo è stato detto chiaro tondo anche da Bruxelles, e quindi se ne vanno anche probabilmente le sedi delle grandi multinazionali. Questo è già un grave danno per l'economia catalana, che deve far pensare che forse quell'indipendenza che si vorrebbe proclamare potrebbe durare assai poco o essere addirittura soffocante per l'economia catalana. Ricordiamoci che la Catalogna è già stata repubblica 3-4 volte nella storia. Nel 1600 durò 12 anni, nell'800 una trentina di giorni, nel 1931 3 giorni e nel 1934 12 ore. Insomma, sono abbastanza brevi i tempi delle repubbliche catalane, e se l'economia comincia a dare questi segnali credo che molti ci ripenseranno. Siamo alla crisi dell'Ilva. La cordata che ha vinto la gara per gli stabilimenti siderurgici annuncia 4.000 esuberi. I sindacati non ci stanno e lunedì cominciano gli scioperi. Luigi Ferraiuolo. 4.000 esuberi in Italia per il gruppo Ilva è quello che intende fare la AM Invest Co, la società che a maggio scorso si è aggiudicata l'acciaieria. La cordata, composta dall'ArcelorMittal, dell'indiano Lakshmi Mittal e dalla Marcegaglia Acciai, della ex presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, ridurrà l'occupazione da 14.220 dipendenti a 9.930, in pratica 4.000 esuberi. I colpi più duri per Taranto, che perde 3.000 lavoratori, e per Genova, che ne perde 600. La notizia è contenuta nella lettera inviata al Ministero dello Sviluppo Economico e ai sindacati come base di lavoro per la trattativa sindacale, che parte lunedì prossimo 9 ottobre nella capitale. Dura la reazione dei sindacati, previsti scioperi a Genova e a Taranto. È intervenuto ai microfoni di Radio In Blu anche il cardinale del capoluogo ligure, Angelo Bagnasco. Rinnovo la preoccupazione grande per queste famiglie, queste persone, le loro famiglie. E sono, si trovano sul bilico, ecco, di uscire dal lavoro dell'Ilva. Situazione molto preoccupante per Genova, che va ad aggiungersi ad altre situazioni pregresse. Gli esuberi, secondo le assicurazioni del governo, saranno impiegati nelle attività di recupero ambientale del sito di Taranto, gestito dall'amministrazione straordinaria. Il GUP di Milano intanto ha respinto il patteggiamento richiesto dai Riva, a cui la procura aveva dato il via libera. I batteri del futuro saranno sempre più resistenti agli antibiotici, con gravi rischi per la nostra sopravvivenza, colpa dell'uso eccessivo e inappropriato di questi farmaci. E così arriva il primo piano del Ministero della Salute per ridurne i consumi. Beatrice Bossi. Per il raffreddore, per il mal di denti o per un'emicrania. Troppo spesso si ricorre all'uso di antibiotici e ancora più spesso lo si fa in modo errato. Di questo passo nel 2050 i batteri resistenti agli antibiotici uccideranno una persona ogni 3 secondi. A dirlo è un rapporto scientifico britannico, e in Italia il Ministero della Sanità ha deciso di correre ai ripari. Il piano per ridurre i consumi di antibiotici, ora al vaglio delle regioni, è ambizioso. Il 10% in meno di flaconi venduti in farmacia, il 5% di quelli dispensati in ospedale e una riduzione del 30% invece per quelli ad uso veterinario. Se diminuisce l'uso improprio degli antibiotici, non solo si ottiene un risparmio nella spesa, che quei soldi risparmiati possono essere utilizzati più efficacemente in altri casi, ma si
può ottenere anche una riduzione delle resistenze. Bisogna rimettere in riga più i medici o i cittadini che fanno un abuso di antibiotici? I cittadini, perché spesso se li autoprescrivono. Purtroppo da noi l'antibiotico non si dà con le pasticche contate, ma si dà l'intera confezione. E magari se avanzano delle pasticche, delle compresse, ecco lì che il cittadino si autoprescrive l'antibiotico anche quando non ce n'è bisogno. I medici, perché devono sapere quando utilizzare gli antibiotici, devono essere coscienti del fatto che gli antibiotici sono un'arma, uno strumento molto potente che va riservato ai casi in cui veramente devono essere usati. Passiamo alle zone colpite dal terremoto. Molte le aziende che con fatica provano a ripartire, e questa mattina a Roma ha riaperto il mercato della Coldiretti e fra i banchi sono spuntati anche i prodotti di tante piccole e medie imprese, frutto del primo raccolto dopo il sisma del 2016 in Centro Italia. Pierluigi Vito. Portare in tavola i prodotti alimentari delle popolazioni terremotate è stata la più diffusa forma di solidarietà post-sisma, benedetta da 3 italiani su 4. Il guanciale per la pasta alla matriciana, le lenticchie di Castelluccio, la patata di Colfiorito, la mortadella di Campotosto, il prosciutto di Norcia, lo zafferano, il tartufo, il ciauscolo. Decornie finite sulle nostre tavole per confortare il palato e il cuore e spingere una ricostruzione che vada di pari passo con la ripresa dell'economia, che in quelle zone significa soprattutto cibo e turismo. Siamo in una situazione lassù che non si lavora più, non c'è più turismo, non c'è più niente assolutamente. Un momento molto molto brutto per noi. Dal 24 agosto, con l'aggravarsi poi con le altre scosse dopo il 30 ottobre e via dicendo, purtroppo sia la nostra casa che la nostra attività è inagibile. E abbiamo avuto tante difficoltà, ma fortunatamente anche tanta solidarietà intorno a noi. Temi ribaditi con forza da Coldiretti in occasione dell'inaugurazione del nuovo mercato di Campagna Amica al Circo Massimo di Roma, che riparte ospitando alla vigilia dell'inverno gli agricoltori, i pastori e gli allevatori terremotati che hanno portato la loro prima produzione dopo il sisma, ottenuta nonostante grandi difficoltà, come ad esempio accaduto per il formaggio pecorino dei Sibillini, per il quale le quantità si sono ridotte del 15% circa, a causa soprattutto della diminuzione nella produzione di latte, per i decessi di numerosi capi di bestiame, ma pure per lo stress al quale sono stati sottoposti gli animali rimasti per lunghi mesi all'aperto. Senza contare, nel comparto agricolo, il peso del caldo e della siccità dell'estate passata. Dopo la lunga serie di attacchi terroristici ai cristiani in Egitto, le comunità cristiane copte di quelle terre hanno registrato numerose conversioni di musulmani. Oggi a Roma il punto. Paolo Fucini. L'intenzione sincera, pace e tolleranza tra mezzaluna e croce è fuori di dubbio, se no il grande imam Al-Azhar non avrebbe accolto il Papa così il 28 aprile, ma l'estremismo islamico in Egitto è duro da debellare. Vedi poi l'ennesima strage il 26 maggio, l'attacco ad un autobus di pellegrini cristiani e già il 9 aprile, prima che il Papa arrivasse, due bombe in chiesa a Tanta ed Alessandria avevano ucciso 44 fedeli. Questa barbarie però, oltre all'incrollabile fede delle vittime, ha spinto molti musulmani a convertirsi al cristianesimo, rivela Ibrahim Sidrak, patriarca dei copti cattolici. Numeri, tasto esplosivo in Egitto, è meglio non farne. Statistica cristiana non è stata mai fatta. E penso che l'hanno fatta apposta. Tutto questo suscita problemi, suscita odio magari. Incontro oggi a Roma, grazie ad aiuto alla Chiesa che soffre, con l'autorità più alta dei copti cattolici d'Egitto. Minoranza, racconta, molto attiva nell'ambito dell'istruzione, anche se in anni recenti solo 6 nuove scuole sono state autorizzate, eppure danno un grande contributo al cambiamento del sistema educativo, di cui oggi, secondo il patriarca, c'è grande bisogno. Quanto all'Università Cairota di Al-Azhar, il suo grande imam, Al-Tayeb, massima autorità dell'Islam sunnita, non ha mai ammesso le difficoltà che oggi l'Islam attraversa. Un tempo da Al-Azhar uscivano studiosi liberi, oggi anche al suo interno c'è fondamentalismo. Ma è importante aiutarla a cambiare, conclude Sidrak, dato che forma tanti studiosi di tanti paesi. Siamo allo spazio dedicato alla riflessione, affidato stasera a Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, che torna sull'emergenza ambientale al centro dell'enciclica Laudato Si, è il minuto di.
Gli ultimi tempi sono stati caratterizzati da disastri ambientali in ogni parte del mondo, che hanno causato morti e ingenti danni. Forse è opportuno riflettere su questa situazione e di quanto la responsabilità di noi tutti ricada su questi disastri. È opportuno avviare una campagna di educazione, di informazione, di sensibilizzazione, magari partendo dallo spirito di quel straordinario documento che è la Laudato Si. L'ecologia integrale per il bene comune e per il bene della nostra casa comune è un elemento importantissimo. E quel messaggio di Papa Francesco non è solo inviato ai credenti, è inviato a tutta l'umanità. È urgente prendere posizione e diffondere queste idee. Ed è tutto per questa sera. Prima di salutarci vi ricordo che il TG 2000 torna domattina alle 6:15 con la rassegna stampa e poi con l'edizione di Mezzogiorno. A tutti voi l'augurio di una buona serata e arrivederci.